Quest'oggi vi proponiamo un secondo piatto a base di asparagi e petto d'anatra. Gli ingredienti per 4 persone: un 400 g di asparagi bianchi DOP di Bassano, un 2 petti d'anatra, possibilmente femmina, perché saranno più teneri, della senape, burro, del fondo di arrosto, del vino passito, pepe, olio, sale. Puliamo gli asparagi e li tagliamo a lamelle. Poi andiamo a mettere il petto d'anatra passandolo in questo trito di pepe nero e andiamo a scottarlo in una padella molto calda. Lo sfumiamo con del vino passito, ci mettiamo del fondo di arrosto e della senape infine, lasciamo cuocere il tutto per un 15 minuti. E scaloppiamo e spadelliamo gli asparagi assieme. Quando abbiamo i nostri due petti d'anatra pronti, cotti dopo 15 minuti, con il nostro sugo tirato e gli asparagi appena saltati, spadellati e croccanti, andiamo alla fase dell'impiattamento. Prendiamo i nostri petti d'anatra e li scaloppiamo. Prendiamo i nostri asparagi bianchi di Bassano, leggermente scottati, quindi risulteranno croccanti, li disponiamo sul nostro piatto di portata. Andiamo ad adagiarci sopra la nostra tagliata di petto d'anatra, la scoliamo dal sangue, è una sua caratteristica di servirla al sangue proprio per la sua tenerezza. Il nostro sugo addensato. Ci abbiniamo la stessa senape che abbiamo messo nel fondo di cottura prima, un po' di valeriana per decorazione. Il nostro piatto è servito.